selvaggio. Dunque, il tuo compito, mio caro, sarà molto semplice. Tu
la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. Ma mi sembra un lavoro da sfaticato. Non come credi tu, mio caro, ce n'è da lavorare e parecchio, in specie in questa casa. Ti metterai in caccia e non appena sentirai qualche menzogna, sparerai senza pietà. E se dovessi essere io a mentire, mio caro, a maggior ragione, sparerai ancora di più senza pietà. Qua la mano, allora. Ronette, i comodi, grazie. Prego, comodi. Grazie. Ebbene, sentiamo. Pane! Tre franchi. Tre franchi pane? È aumentato di nuovo. È aumentato di nuovo, ma se non è mai diminuito. Cappello da prete, sette franchi. Sette franchi di cappello da prete. È aumentato. Caspita! Cappello? No. Ah, i prete. No, la carne. Cavoli e legumi, quattro franchi. Pollo, sette. Oh, è troppo! È troppo! È troppo! Caspita! Che cosa dunque? E la carne non è aumentata, il pane tanto meno. E poi quanto al pollo, ero io dal macellaio quando l'hai comprato. L'hai pagato tre franchi! Taci, stupido! Ah, no, 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 non dirlo, sai! Perché vuoi rubare questo brav'uomo? Non è vero. Ah, non dirlo, sai! No! Vida, tutte e due. L'hai pagato tre franchi! Sì, ma io dirò il perché solo il mio padrone. Volete finirla? Signore, che cosa ne pensa della mia visita? Osare presentarmi qui, da lei, da uno scapolo, senza mio marito. Via, via, signora. L'assenza di un marito è sempre il più bel seguito di una donna. Presso uno scapolo, si intende? È vero, sono indiscreta. Ma... Ma la prego, la prego, finisca. Ha per caso visto il signor Coquelata stamattina? Naturalmente. E le ha parlato per caso di un prestito? Di non prestargli quei 4.000 franchi. Di non prestargli quei 4.000 franchi. Scusi, un attimo, ho capito bene. Non prestargli. Me lo prometto. Rifiutare quel piccolo prestito a Coquelata, ma sarebbe crudele, molto crudele. Ma per piacere lei. Il fatto è che lei non sa. Non so. Che cosa dunque? No, faccio male a dirlo, ma mio marito possiede un orrendo difetto. Signore, venga pure! Entri! Buongiorno, Simone! Disturbo? Ma figuriamoci, figuriamoci. Pensi che io me ne stavo giusto andando? Un istante! Vengo a cercare i 4.000 franchi di cui ti ho parlato. Non ho denaro? Perché dici così? Ne ha. Ma non vuoi prestarveli? Come ci può dire? Ma mio caro, se avessi questa somma sarei felice. Non mi dico felice. Ben felice di potersela offrire, sai com'è, ma sai, questo Milocano non conosce nulla della mia situazione patrimoniale. Pensa che mi fai quel poco per sopravvivere, insomma. Oh beh, ma se tutto qua è il problema! E quei 4.000 franchi! Siate felice! Io che animale! Cosa? È il portafoglio che io ho ritrovato e che io ho riportato! Già! Scusa, mio caro, ma sai, a volte ho talmente tante cose per la testa! Già, appunto! Recine! Io non ti devo fare un'altra cosa. Oh, Scifone, mille ringrazio.
addio questa sera. Ma guarda, è straordinario. Di chi è? Grazie. Ciao, amico Scipone. Parigi, idiota.